è il più bel romanzo sulla sessualità maschile. Una poesia sulla debolezza e vulnerabilità del presunto sesso forte. Vitaliano Brancati, Il Bell'Antonio, originariamente edito da Bompiani nel 1949, è ora disponibile presso Mondadori. Brancati era nato a Pachino, in provincia di Siracusa, nel 1907 e morì nel 1954. Il romanzo lo ambienta a Catania, abbozzo di metropoli visto dalla provincia, e lo ambienta nel periodo fascista. La prima produzione di questo scrittore era stata infettata dalla propaganda fascista e vi aveva preso parte. Ma Brancati vide in fretta, anche conversando e scrivendo con altri scrittori italiani, l'abbaglio giovanile, e in queste pagine è come se identificasse il dramma del protagonista con lo sgretolarsi della maschia fierezza del regime fascista. Dal libro è stato tratto un film per la regia di Mauro Bolognini, uscito nel 1960, che si intitola anche quello Il Bell'Antonio. Molto bello, anche per la straordinaria interpretazione di Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale. Ma la pellicola non coincide interamente con le pagine. Antonio è bello e affascinante, sicché conquistatore. La fama lo inorgoglisce, il maschio lo sciupa femmine. La sessualità maschia, il prendere, predare, possedere, all'occorrenza sfondare. Le avventure millantate erano immaginarie, ma reale l'amore e la bellezza della donna che sposa, ricca di famiglia. Nel film passa il tempo della permanenza in campagna dopo le nozze, nel romanzo passano 3 anni, poi la cosa perde di riservatezza. Antonio non si è fatto onore, la sposa è rimasta illibata, la ama e forse per questo lo blocca nella sua impotenza. Ma quell'impotenza è un'infamia, la negazione stessa della mascolinità che ha da essere cieca e brutale. Il trasporto sentimentale di quel marito conta nulla. Lo scopo del matrimonio è chiaro e ha da vedersi anche a letto. Così passa dall'essere invidiato all'essere deriso, al cercare nella separazione fra amore e sesso la via d'uscita. Una poetica di cui i maschi raramente sono fatti oggetto e per lo più essi stessi rifiutano. Pubblicamente, perché la fragilità della loro sessualità è imparagonabilmente più grande di quella delle donne, e che essi invece, appunto, pubblicamente tendono a favoleggiare e a pensare di dominare. Un dramma umano dentro una grande falsificazione pubblica che era divenuta anche politica. Vitaliano Brancati, Il Bell'Antonio, da Davide Giacalone. Buone pagine a tutti.